Ben ritrovati all'auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica, cuore del Festival Tocati per la condivisione di testimonianze, racconti, filmati e materiali di gioco. Questo pomeriggio avremo il piacere di ascoltare tre interventi incentrati sulle pratiche ludiche in diverse accezioni. Con la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, rappresentata da Patrizia Boschiero e Alessandra Rizzi, parleremo di storia del gioco e di ludicità. I rituali di gioco saranno oggetto anche dell'intervento di Mauro Ferrari, rappresentante della comunità ludica Associazione Oltrefossa di Fossa Caprara di Casalmaggiore, mentre il nostro ultimo intervento sarà focalizzato sui progetti europei per preservare e trasmettere il patrimonio ludico tradizionale. Diamo quindi il benvenuto alle nostre prime relatrici di questo pomeriggio, Patrizia Boschiero della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, responsabile delle edizioni e coordinatrice dell'attività del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, e Alessandra Rizzi, ricercatrice presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, membro del Comitato Scientifico di Ludica, Annali di Storia e Civiltà del Gioco e co-direttrice della Collana Ludica. Le nostre relatrici illustreranno l'avventura culturale della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, che dal 1987 affronta e approfondisce tra le diverse tematiche quella del gioco e della ludicità, al tempo ritenute irrilevanti dalla cultura ufficiale nella convinzione che si trattasse di un ambito non abbastanza serio. Riconoscendo nel gioco un ruolo importante nella vita sociale e nelle vicende storiche, la Fondazione è riuscita a portare queste tematiche a livelli accademici, con la creazione di Ludica e l'istituzione di borse di studio legate alle ricerche in questo ambito. Lasciamo quindi la parola alle nostre ospiti. Entrambe, insomma, ci articoliamo. Io farò un po' una presentazione più, diciamo, legata proprio all'istituzione della Fondazione Benetton Studi Ricerche, mentre la professoressa Rizzi entrerà più nel merito delle questioni collegate al settore storia del gioco. E ci teniamo a ringraziare l'Associazione Giochi Antichi per invitarci ogni anno a partecipare, insomma, a questa bella iniziativa, sia con uno spazio dove potrete vedere tutti i nostri libri legati alla storia del gioco e sfogliarli insieme a noi, e sia per questa finestra, insomma, di conoscenza reciproca. E io, come dire, siamo pochi e non posso dare per scontato che conosciate la Fondazione, per cui ci tengo così a dire due parole proprio sulla nostra istituzione culturale, che ha sede a Treviso, nel centro storico, dal 1987. Quest'anno è il trentennale della Fondazione Benetton Studi Ricerche. È un centro studi che è finanziato dalla famiglia e in parte dal gruppo Benetton, che però ha una vita, diciamo, autonoma dal punto di vista della ricerca, con comitati scientifici sia per quanto riguarda il principale settore di interesse, che è il paesaggio, lo studio e la cura dei luoghi, sia per quanto riguarda il secondo ambito di interesse, che è appunto la storia del gioco e della ludicità, e che sono entrambi due settori di ricerca ai quali la Fondazione, con i suoi comitati scientifici, ha deciso di dedicarsi fin proprio dalla sua nascita. Quindi in qualche modo la Fondazione si occupa dell'ambito dello studio del paesaggio, del governo dei luoghi, della cura dei luoghi e dell'arte del giardino dal 1987, così come dello studio del sistema della ludicità da un punto di vista innanzitutto storico. Il principale diciamo, responsabile scientifico di questo settore è il professore Gerardo Ortalli, e con il quale collabora da vicino Alessandra Rizzi e un gruppo di studiosi a cui poi faremo riferimento nel corso di questa conversazione. Mi piaceva mostrarvi la nostra sede, che è una sede aperta al pubblico, con una biblioteca aperta dal lunedì al venerdì indiscriminatamente a tutti gli studiosi o gli interessati agli ambiti di cui ci occupiamo. Siamo proprio a 5 minuti dal Duomo di Treviso in via Cornarotta, e la sede è diventata questa nel 2003 con un restauro curato in particolare da Tobia Scarpa per la famiglia Benetton, che ha deciso di dedicare questa sede al centro studi, mentre prima avevamo una sede molto più piccola e senza un auditorium. Adesso questa sede ci consente evidentemente
oltre che di diciamo, incrementare gli ambiti connessi al centro documentazione, all'archivio, alla biblioteca, all'iconoteca, anche di poter fare presso la nostra stessa sede diversi eventi pubblici, sia di carattere seminariale che convegnistico, che anche espositivo, perché uno dei piani di Palazzo Bomben, che è uno dei due edifici dove siamo, è adibito proprio anche ad esposizioni. Questo è il giardino che connette i due palazzi e che è stato disegnato da quello che è stato il primo direttore della fondazione, che è l'architetto Domenico Luciani, che per 20 anni ne è stato il direttore e che insieme a Gerardo Ortalli e al gruppo di lavoro all'inizio formato in modo molto attivo anche dal professor Gaetano Cozzi, che ha diciamo, aperto con Ortalli questi studi sulla storia del gioco e anche 10 anni di ricerca da parte della Fondazione in ambito della storia del territorio veneto, in particolare delle campagne trevigiane in età moderna. Diciamo, ecco, queste sono alcune delle figure chiave che hanno messo le basi per quelle che poi le attività che poi si sono sviluppate nel corso degli anni. Queste sono alcune immagini della biblioteca, nell'ambito della quale un settore specifico è dedicato proprio a riviste italiane e internazionali legate al tema della storia dei giochi e dello sport, e così come di monografie che da vari punti di vista affrontano le questioni legate alla ludicità. E, ecco, queste sono alcune immagini della biblioteca che mi piaceva mostrarvi. Centro documentazione specializzato in particolare negli ambiti a cui ho fatto riferimento, area editoriale che è nata diciamo insieme alla fondazione. Già 2 o 3 anni dopo l'apertura della fondazione abbiamo incominciato a curare dall'interno, sia dal punto di vista diciamo della direzione scientifica delle collane, sia dal punto di vista della grafica e delle scelte editoriali, una serie di collane che durano tuttora e in particolare sono dedicate appunto alla storia del gioco, con la rivista annuale ludica Annali di storia e civiltà del gioco, la collana di monografie e una collana invece più specificatamente dedicata al paesaggio, che è la collana Memorie, diretta da 2 paesaggisti. E poi pubblichiamo diciamo dei lavori di carattere così più legato al mondo dell'archivio, della biblioteca, ai beni culturali, oppure qualche catalogo legato alle mostre che facciamo. Però i 2 principali ambiti sono questi, anche dal punto di vista delle edizioni. Ecco, questo è un po' lo schema delle collane. Ad oggi abbiamo pubblicato circa 100 di titoli, quindi è una nicchia nel nostro lavoro, perché è tutto diciamo collegato alle ricerche che si organizzano, i convegni, l'editoria, in una chiave di, insomma, di concetto circolare, per cui non pubblichiamo libri proposti da altri istituti o non sponsorizziamo ricerche, nasce tutto diciamo dai nuclei dei ricercatori legati alla fondazione in questi ambiti. E, ecco, questa è la copertina dell'ultimo annale di Ludica stampato, quindi siamo arrivati all'annualità 22, adesso stiamo curando il 23° volume. Ludica è caratterizzata dall'essere diciamo articolata al suo interno, io ve ne parlo dal punto di vista così editoriale, in una sezione di saggi molto corposi, con note, bibliografia di riferimento, con una prima parte diciamo di saggi di argomento ludico vario, una sezione monografica che cambia evidentemente per ogni annualità, che in qualche caso, come in questo di Ludica 21-22, è legata diciamo a approfondimenti e selezioni rispetto a convegni internazionali su temi ludici fatti o dalla fondazione stessa oppure in collaborazione con altri istituti. Quindi la sezione monografica di Ludica 21-22 è dedicata, come vedete, ai giochi educativi e ai saperi ludici nell'Europa medievale e ha un numero di saggi dedicato a questo. Anche il prossimo numero, Ludica 23, continuerà con questo tipo di approfondimento come sezione monografica. Poi ogni numero raccoglie una serie di schede di taglio più agile, meno corposo, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista dell'approccio stilistico, su piccole questioni legate sempre al tema del gioco, magari con un'attenzione più specifica all'iconografia del gioco. Poi a questo in ogni volume segue una sezione dedicata a recensioni di libri pubblicati
nel mondo su temi pertinenti, su cui il comitato scientifico fa una selezione nel corso dell'anno, si cercano di volta in volta gli studiosi adatti a raccontare e a recensire il volume che viene scelto, e poi la rivista si conclude con gli abstract di tutti gli articoli tradotti in 3 lingue. Cioè, c'è questa volontà di comunicare con una comunità scientifica internazionale, quindi tendenzialmente i saggi vengono pubblicati nella lingua originale degli autori e poi riassunti e tradotti tutti in 3 lingue. Ad oggi abbiamo avuto collaborazioni con più o meno 200-220 autori per Ludica, provenienti da paesi molto diversi, una 50ina di paesi sono stati coinvolti, poi chiaramente c'è uno zoccolo duro legato a studiosi italiani, e a studiosi francesi, insomma chiaramente ha comunque un centro, se vogliamo, europeo, però si cercano continuamente nuove collaborazioni anche da altri contesti geografici e culturali. E ecco, queste sono le copertine delle riviste, quindi questa è l'impaginazione, l'aspetto grafico che diamo alla rivista. Cerchiamo di curare molto l'apparato iconografico per quanto sia possibile, chiedendo sempre agli autori anche questa componente a cui teniamo, e questo sta comportando, diciamo, il frutto indiretto di raccogliere all'interno della fondazione anche una sorta di banca dati di immagini legate al gioco, che ci piacerebbe anche valorizzare un po' di più, perché, e non lasciarle semplicemente, diciamo, accostellare come documenti di illustrazione dei saggi che compongono la rivista da una parte e della collana. Questo invece è il primo dei volumi della collana Ludica, che raccoglie, come sintetizzato dall'indice, i saggi e gli approfondimenti successivi del primo convegno che la Fondazione aveva dedicato all'inizio degli anni 90 a temi ludici, rapporto tra gioco e giustizia nell'Italia di comune, con, come vedete, insomma, un numero significativo di studiosi, molti dei quali continuano a collaborare con Ludica. La collana, diciamo, dentro al grande ambito della ludicità, ha affrontato e continua ad affrontare temi che vanno dal gioco nella Grecia classica a molti approfondimenti nell'ambito medievale, ma approfondimenti, abbiamo qui, c'è con noi l'autore del volume, Alessandro Arcangeli, che è anche membro del nostro comitato scientifico, un volume dedicato in particolare alle teorie, ai dibattiti sulla danza nell'Europa moderna, a volumi che hanno affrontato aspetti di carattere più semantico, linguistico, intorno proprio al significato e alla storia profonda di termini come ludus e iocus. Alcuni di questi volumi sono legati ad approfondimenti e ricerche successive al conferimento delle borse di studio che ogni anno la Fondazione ha dato dal 90 al 2015 per tesi di laurea e di dottorato dedicate alla storia del gioco. Questa è un'altra, diciamo, delle iniziative in cui, accanto alla rivista, accanto alla collana e ai seminari, la Fondazione da sempre ha dedicato, diciamo, una fetta dell'attenzione. Quindi iniziative che vadano ad incentivare lo studio della storia del gioco nell'ambito, appunto, anche dei giovanissimi studiosi, quindi premi per tesi di laurea e tesi di dottorato. E queste tesi sono andate a costituire nel corso degli anni un patrimonio di circa 700 volumi di tesi raccolte nel nostro centro documentazione, con una settantina di giovani studiosi premiati, alcuni dei quali hanno poi potuto, diciamo, anche approfondire e così sfruttare l'opportunità di pubblicare il loro lavoro nell'ambito della collana Ludica. Rispetto a questa iniziativa delle borse di studio, da un anno e mezzo a questa parte si è deciso con il comitato scientifico e la direzione di cambiare un po' la gestione di questa cosa, per ragioni anche legate al tipo di tesi che negli ultimi anni arrivavano e anche per dare un taglio un po' diverso all'iniziativa, di passare da una borsa di studio per tesi di laurea e dottorato a un premio per saggi inediti, quindi svincolando, diciamo, il conferimento dei saggi dedicati alla storia del gioco dall'aver fatto la tesi o meno su questi argomenti, e liberandolo un po', diciamo, dalla connessione stretta con l'università e aprendolo
non soltanto a giovani studiosi italiani, ma anche a livello ampio, internazionale. Per ora abbiamo fatto un'unica edizione di questo premio. Il premio verrà conferito in autunno ai due che hanno vinto il premio stesso e poi c'è una menzione speciale per un altro saggio, e i loro testi saranno pubblicati come saggi all'interno della rivista. E questo anche per rimettere in circolo, diciamo, energie diverse, per valorizzare maggiormente anche il lavoro di studiosi giovani che però producano dei saggi, insomma, di valore, che vengono molto selezionati poi dal comitato scientifico, svincolandolo un po' da quello che è il percorso, diciamo, universitario. Ecco, io vi sto mostrando intanto altre copertine e indici della collana, in modo da darvi così un po' una panoramica generale sul tipo di pubblicazioni, di argomenti che sono stati affrontati negli anni, prima da convegni e poi con la pubblicazione del libro. Questa è una monografia di un autore spagnolo che abbiamo deciso di pubblicare anche in lingua spagnola, dedicata ai giochi pagani nell'età della Roma cristiana, che ha sviscerato da mille punti di vista queste tematiche. E questo è uno degli ultimi volumi, curato da Alessandra Rizzi, che poi magari ne parlerà. E un grande lavoro anche collettivo di raccolta di testi dedicati alle leggi sul gioco nel Medioevo, che poi è stato riordinato, rimesso insieme e approfondito dalla curatrice del volume. E questo è l'ultimo volume che abbiamo pubblicato fin qui nella collana, dedicato alla storia del Lotto di Genova di Giovanni Assereto. Probabilmente entro l'anno, ecco qui avete un po' una sintesi di quello che vi ho già raccontato legato alle borse di studio e al premio intitolato alla memoria di Gaetano Cozzi. Nel corso di quest'anno vorremmo avviare anche una nuova serie della collana ludica, che abbiamo deciso di chiamare Ludica Minima, che raccoglierà invece dei piccoli quaderni, diciamo, non monografie di peso e ma un po' più agili, per cercare di avvicinare un po' a questi argomenti anche un pubblico diverso. E quindi proseguiremo con tre strumenti: la rivista da una parte, la collana e questa serie minima di piccoli quaderni dedicati a questioni specifiche legate sempre al gioco. E il primo sarà dedicato probabilmente proprio al lotto, così come l'ultimo volume pubblicato di Assereto. Una cosa su cui così mi piace dare un accenno è che, diciamo, il mese di novembre la Fondazione Benetton Studi Ricerche lo dedicherà proprio alla storia del gioco, in occasione dei 30 anni anche della sua storia come istituzione culturale, e in particolare abbiamo pensato di diciamo, organizzare e attuare presso la nostra sede a Treviso questo convegno dedicato al gioco tra Medioevo e Età Moderna, modelli etici ed estetici, in collaborazione con l'École des Hautes Études di Parigi, e anche collaborerà il Trinity College di Dublino, e con un comitato scientifico, una ventina di relazioni, che si svolgeranno a Treviso tra venerdì 17 e sabato 18 novembre. In contemporanea apriremo il 17 novembre a Treviso, e sarà la prima occasione questa per noi, una piccola mostra dedicata proprio alla storia del lotto, delle lotterie e del gioco d'azzardo nei nostri spazi espositivi. Di solito, diciamo, le mostre organizzate dalla Fondazione vertevano soprattutto su argomenti di carattere paesaggistico, legate spesso al premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino e ad altre iniziative. Quest'anno abbiamo ragionato un po' col comitato scientifico, col professor Ortalli, e abbiamo pensato di aprire anche questa possibilità. E quindi a novembre, poi sarà aperta fino a gennaio, ci sarà questa mostra Lotterie, Lotto, Slot Machine. E nel corso della quale organizzeremo anche sia, diciamo, la premiazione della prima edizione di questo premio Cozzi per saggi inediti, che avverrà a fine novembre, sia una conferenza specifica dedicata alle ludopatie e all'attualità, diciamo, delle tematiche legate all'azzardo. Ecco, questo così per farvi una panoramica generale. Poi naturalmente, insomma, siamo a disposizione per domande, conversazione, ma adesso passerei la parola ad Alessandra Rizzi. Questo forse. Grazie. Ringrazio tutti, ringrazio Patrizia per avermi ricordato tutte queste cose di fondazione, perché poi quando ci si volta un po' indietro
di cose ne sono state fatte e stupiscono sempre un po'. Ringrazio tutti quelli che sono venuti. Alessandro Arcangeli, ti ringrazio personalmente perché ogni anno vieni, ci onori della tua presenza. È un appuntamento fisso per noi ormai, questo è diventato, con qui al Toccati per la fondazione. Patrizia Boschiero ci ha appunto raccontato bene come la storia del gioco sia uno dei settori appunto di interesse della fondazione. In genere negli anni precedenti qui davamo spazio ai giovani che vincevano appunto il premio Cozzi e presentavano i loro lavori. Quest'anno, un po' alla luce dei cambiamenti che sono stati fatti e di cui appunto Patrizia ha parlato in coda, diciamo, alla sua presentazione, e anche un po' alla luce del fatto che si festeggiano i 30 anni della fondazione, forse questa era anche l'occasione per fare un po' il punto, per raccontare alcune cose legate appunto alla storia del gioco. Il microfono più vicino. A me sembrava che rimbombasse già abbastanza, grazie. Quindi magari ridirò delle stesse cose, già mi scuso in anticipo se non sarò così chiara come è stata Patrizia, ho poca simpatia per i PowerPoint, per cui visto che Patrizia ce ne ha presentato uno bello, l'ho seguito, io invece mi sono astenuta, ho lavorato meno. Le ragioni di questo impegno della Fondazione non sono io a dirlo, è stato ricordato in varie sedi, varie volte, anche chi ci ha presentato questo interesse, dicevo, per la storia della ludicità nasceva da un progetto culturale, una sorta di sfida è stata detta, ed era quella di cercare di contribuire a dare un rilievo scientifico ad un settore che tutto sommato era rimasto abbastanza, marginalizzato, non molto all'attenzione, quantomeno in Italia. Si trattava in sostanza di dare uno spessore storiografico, di recuperare anche in sede storiografica il ruolo del gioco nella società, con una particolare attenzione poi ai momenti di cambiamento e di svolta. Facendo questo lavoro, portando avanti questo impegno appunto in fondazione tra tutti i collaboratori, tra chi si è occupato nel tempo appunto di questi argomenti, si è cominciato a parlare sempre più spesso, più che di gioco, di sistema ludico, cercando anche di sottolineare l'unitarietà di fondo di questo sistema. E quindi noi non ci siamo occupati di pratiche specifiche, giochi specifici, ma ci siamo occupati di varie pratiche, di varie settori riconducibili comunque tutti quanti alla sfera del ludus, del ludico, della festa, del tempo libero e con le borse anche di studio, anche degli sport contemporanei. Cioè tutta una serie di espressioni, di pulsioni innate, potremmo dire, che spingono al rilassamento e alla distensione. In pratica, e questo lo diceva appunto chi ci ha presentato, si trattava di recuperare quella che è la serietà del gioco, perché niente, e ripeto, non sono io certamente la prima a dire, niente è più serio, possiamo dire, o non del gioco. Pensate solo all'organizzazione di un'Olimpiade, che cosa c'è dietro l'organizzazione di un'Olimpiade, tanto che dagli aspetti appunto legati a appunto agli aspetti organizzativi, al giro d'affari che muove, che c'è sotto, tanto che molte volte questi aspetti, diciamo,
di contorno mettono in secondo piano poi quelli che sono gli aspetti agonistici, quelli dei record, dei risultati, che poi sono l'elemento in realtà caratterizzante dello sport contemporaneo. Pensate alla serietà del gioco, se noi passiamo dal gioco fisico allo sport, al gioco d'azzardo, che oggi come oggi noi parliamo anche di gioco in termini di patologia. Il gioco è stato, è considerato una vera e propria dipendenza, c'è una legge che sostanzialmente lo equipara a qualsiasi altra dipendenza. Ci sono dei centri che curano le persone appunto affette da questa patologia. Quindi la serietà del gioco si può testare in tanti modi, ma non solo oggi, anche ieri. Sono a Verona e quindi l'importanza che è sempre stata data al gioco, alla ludicità, alle espressioni appunto che noi riconduciamo a questo ambito. Sono a Verona e allora mi piace ricordare un documento che anni fa lessi qui, è un documento tra l'altro inedito, che riguarda la baratteria appunto di Verona, lo statuto della baratteria di Verona. Ebbene, nel momento in cui Verona entra a far parte dello Stato veneziano all'inizio del 400, fra le richieste che i veronesi fanno a Venezia nel momento del passaggio, era tipico per queste città che entrarono poi a far parte dello Stato veneziano contrattare con la dominante, con Venezia, le modalità del loro passaggio attraverso delle pattuizioni. Ebbene, i veronesi all'inizio del 400, nel momento in cui diventano parte dello Stato veneziano, chiedono a Venezia di poter mantenere il dazio della baratteria. E il dazio della batteria, e dicono anche perché abbiamo bisogno, perché questo dazio lo utilizzeremo per esempio per pagare l'invio di missivi a Venezia. Quindi anche fanno la richiesta e dicono anche i motivi di questa richiesta. Venezia accetta, diciamo che non è un dazio poi dai conti, non sembra che sia un dazio che rendesse moltissimo in questo periodo. La baratteria, scusate, lo do per scontato, è un po' il difetto di chi un po' studia queste cose, di dare per scontato che tutti sappiano di che cosa stiamo parlando. La baratteria sostanzialmente era la casa da gioco, resa pubblica attraverso l'appalto che il comune, lo Stato faceva a privati. Ebbene, non solo fa questa concessione, è vero, il dazio non doveva rendere moltissimo, dicevo, però è anche vero che Venezia in termini di fiscalità concedeva molto poco. Quindi tra dominante Venezia e Verona in questo caso, evidentemente in questo caso c'è una sorta di si arriva a una sorta di compromesso, guarda caso, proprio riguardo al gioco d'azzardo. E così, se ho parlato di patologia ludica, mi viene in mente, da un articolo che noi abbiamo pubblicato, avevamo fatto anche un incontro sul un seminario molto interessante sul gioco come sul gioco patologico. Ebbene, c'era una forma di contratto in età medievale, anche dopo in Italia, ma non solo, è attestata in altre regioni d'Europa, la promissio de non ludendo era sostanzialmente il giocatore d'azzardo, quello che ormai non riusciva a staccarsi più da questa abitudine, da questo vizio, perché poi era considerato un vizio. Andava dal notaio e faceva la promessa di non giocare più. Molte volte era costretto, quindi erano o il datore di lavoro o familiari che lo costringevano ad andare dal notaio a fare questa promessa, e noi abbiamo i documenti in cui noi sappiamo a qual era la pena in caso di contravvenzione e anche le eventuali, diciamo, deroghe. C'erano momenti in cui, diciamo, questa promessa poteva in qualche modo essere sospesa
Quindi, come vedete, una serietà che noi riusciamo a recuperare e testare anche nel passato. Mi piace pensare allora al gioco come una sorta di valore antropologico irrinunciabile che ha percorso le società di tutti i tempi e in quanto tale meritevole è serio e tutto ciò che è serio è meritevole di essere studiato. Dicevo, questa era la sfida della Fondazione quando all'inizio Gaetano Cozzi insieme a Gerardo Ortali pensarono in Fondazione di lanciare questo settore. Una sfida però poi va mantenuta in piedi attraverso delle iniziative e Patrizia appunto ce le ha raccontate quali sono queste iniziative. Iniziative culturali sono molte, dalla collana di studi che abbiamo visto si duplica, la rivista, la biblioteca specializzata, anche perché noi abbiamo una biblioteca di settore e spesso gli studenti che si occupano di questo argomento, i giovani laureandi, il primo l'inizio delle loro ricerche parte dalla fondazione stessa, cioè un concorso per borse di studio che Patrizia appunto ci ha raccontato anche quale piega, quale indirizzo prenderà d'ora in avanti. Una sfida che potrei dire in qualche modo è sicuramente riuscita. La storia del gioco, del tempo libero, del sistema ludico è stata, penso, potrei dire sdoganata, se ne parla di più. Le iniziative, non solo ovviamente di fondazione, ma ormai in tutto il mondo, e posso dirlo, sono tantissime. Se ne parla con minor timore. Quando io ho iniziato ad occuparmi di questo argomento, iniziai, breve nota biografica, con una borsa di dottorato. Mi ricordo che ogni volta che dovevo presentare la mia relazione di dottorato dovevo giustificare che, come gli altri avevano lavorato in archivio e in biblioteca, anch'io avevo speso il mio tempo in archivio e in biblioteca ed era molto faticoso a livello proprio così di impatto psicologico presentarsi davanti a un consesso di professori che si occupavano di argomenti molto tradizionali, cominciare a parlare dei miei giochi, delle mie ricerche. Ebbene, adesso ormai si parla di gioco con molta meno diciamo paura, timore e anche con maggior consapevolezza e direi anche con molta più cognizione di causa. C'è un insegnamento universitario di cultura e civiltà del gioco, questo è tenuto appunto sempre da Gerardo Ortali a Venezia, e forse uno dei pochi o forse l'unico in Italia, e questo non è poco perché dai tempi appunto in cui non si parlare di gioco era parlare di qualcosa di assolutamente poco serio, ad avere un corso, di tenere un corso universitario sul gioco, evidentemente di strada ne è stata fatta. Grazie anche appunto ad un gruppo di ricercatori, di competenti che fanno molto ampio, Patrizia ci ha parlato di nome, che fanno riferimento poi alla fondazione, questo è stato possibile. Spesso in fondazione, la fondazione anche per questo settore credo che continui ad essere un punto di riferimento, nel senso che anche per chi ha delle astrusissime richieste sul gioco o fa proposte, comunque si rivolge, sa che c'è la fondazione. Quindi anche la domanda, diciamo, che a cui si risponde sempre gentilmente, no, noi non possiamo occuparci di questo, però il fatto che comunque venga in mente di rivolgersi o scrivere alla fondazione vuol dire che si riconosce che in fondazione si lavora anche su questo. Attraverso i progetti, le iniziative di questo settore si riesce a fare rete,
fare rete è fondamentale, è importantissimo, perché non si può più lavorare da soli, ma bisogna comunicare, comunicare le proprie ricerche, metterle insieme, scambiarsi i risultati. Questo è possibile, è stato possibile nei seminari, nei convegni che sono stati organizzati, attraverso le pagine della rivista, perché ci si legge. Progetti che al profilo poi internazionale, al profilo internazionale, perché i collaboratori, Patrizia appunto ci diceva bene, vengono da tutta Europa e non soltanto, associano anche quello interdisciplinare, perché nella rivista, tu in qualche modo però l'hai detto, non ci sono solo storici in senso stretto che si sono occupati di storia del gioco, ma storici dell'arte, antropologi, sociologi e quant'altro. Internazionalizzazione e interdisciplinarietà sono i requisiti richiesti oggi come oggi alla ricerca non solo scientifica ma anche umanistica. Quindi ci stiamo muovendo, ci si muove, tenendo presente di quelli che sono poi gli indirizzi che la ricerca appunto deve prendere. E poi ancora, dicevo, una sfida che, culturale, che è andata in porta a buon fine, se pensiamo al tempo che è passato al tempo che è passato e quindi alla partecipazione di ludica, per esempio, a iniziative in cui collaboratori di Ludica e poi Ludica stessa è stata chiamata appunto a prendere parte. Mi viene in mente due date, 1994-2017. Nel 94 l'Istituto Dattini di Prato, istituto di storia economica, organizzava questo convegno, il tempo libero, economia e società, tra i relatori. Alcuni poi sono stati i nostri collaboratori, ma c'era il direttore di Ludica, Gerardo Ortalli. Un convegno che ha fatto in qualche modo, è stato un convegno pilota nel settore. Un istituto del genere si era occupato di argomenti di storia economica più in senso stretto, affrontare il tempo lì da questa anche dalla prospettiva, diciamo, della storia economica era sicuramente una bella sfida, un argomento nuovo. 2017 a Spoleto quest'anno è stato organizzato proprio per in qualche modo dare visibilità a tutto il lavoro che è stato fatto dalla Fondazione Benetton sulla storia del gioco, questo un convegno sul gioco nell'Alto Medioevo. È stato fatto al Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, altro centro che si occupa di storia alto medievale, ma è per la prima volta il gioco è entrato nella Sancta Sanctorum, direi, degli alto medievisti. Ed è stato organizzato, c'era appunto era una data importante per un libro che ha fatto storia nel settore, Homo Ludens di Oetinger. Era una data importante, appunto, era il settantennio, credo, dell'uscita, ma in qualche modo legato a questo anche per dare in qualche modo visibilità, forse non uso il termine esatto, ma insomma per come riconoscimento anche di questo lavoro che in 30 anni è stato fatto in questo settore. Ripeto, in quella che è la Sancta Sanctorum degli alto medievisti, dove di tutto si è parlato in tanti anni, non certo di gioco, e quindi sono, cioè, quasi un 94-2017, lì c'era una presenza, dopo quasi 30 anni è stata data, diciamo, visibilità a un intero settore. L'attenzione dove è stata, dove si è mirata l'attenzione? Beh, basta leggere, Patrizia ha parlato della rivista, molto bene, come appunto, come congegnata, basta dare
uno sguardo alle sezioni monografiche della rivista. L'attenzione è stata puntata su molti, diciamo molti binomi, molti argomenti in cui possiamo vedere associato il gioco. Tenendo conto anche della periodizzazione. Per chi studia e per chi fa storia, la periodizzazione è una cosa importante. E abbiamo capito che la storia del gioco la si può studiare solo sul lungo periodo. Sul lungo periodo, e tanto che la rivista stessa a un certo punto ha anche modificato un po' il proprio range, diciamo, temporale. Il numero 17-18 mi sembra, quando si decide di rilanciare la rivista, il direttore, presentando la rivista, dice, rilanciando la rivista bisogna anche apportiamo delle modifiche. In realtà l'unica vera modifica, a parte la composizione dei comitati scientifici, ma queste cose si fanno, da un punto di vista del progetto culturale, è stato cercare di spostare avanti l'arco cronologico di interesse. Quindi non più metà 800 come era prima, bensì siamo arrivati alla prima guerra mondiale. E questo perché dimostra che anche da questo punto di vista, facendo ricerca, ci si accorge poi di come le prospettive debbano essere in qualche modo messe a punto. Allora, dicevo, quali sono, su che cosa, non voglio farvela troppo lunga. Patrizia ha ricordato il primo seminario di studi, tra l'altro nella vecchia sede della Fondazione a Treviso, su Gioco e Giustizia. Gioco e Giustizia, credo un libro, tra l'altro, che è andato esaurito, ristampato, insomma, quindi vuol dire che è anche un libro che ha dato il segno dell'importanza del taglio che è stato dato a questa raccolta di contributi. Un libro che rinvia alla stagione del disciplinamento e della regolamentazione del gioco che parte dal XII secolo in avanti, in concomitanza con la riscoperta del valore del sistema ludico. È un libro che mette in evidenza l'importanza di trovare attestazioni utili, perché all'inizio non era ben chiaro quali fossero le fonti poi utili per studiare la storia del gioco. E questo libro, i contributi fanno riferimento da un punto di vista. I vari studiosi hanno fatto riferimento soprattutto alle normative, alle leggi sul gioco, leggi civili, ma anche leggi che provengono da religiose, e documentazione processuale. Gioco e Giustizia, quindi, il gioco e tutti i legami che ha con la regolamentazione, la giustizia, in questo libro si evince anche il grande spartiacque tra i giochi leciti e i giochi illeciti e il valore poi della deroga. Molti contributi appunto poi riprendono questi temi. Il gioco poi nelle grandi comunità come Venezia, come Firenze, come Bologna, e invece il gioco nelle piccole comunità. E la diversa gestione e regolamentazione del gioco che avviene nei grandi centri rispetto ai piccoli centri, laddove nei piccoli centri
vediamo che si ha meno paura, per esempio, del gioco d'azzardo, e quindi le normative sono un po' più tolleranti, possiamo dire, rispetto ai grandi centri. Altra cosa che emerge da questo libro è che le normative devono poi fare i conti con le prassi, per esempio con le prassi giudiziarie, e allora lì abbiamo, diciamo così, le procedure giudiziarie mostrano una maggior, diciamo, empiria, e quindi, nonostante le leggi, poi in fase processuale ci si può comportare in modo non perfettamente collimante rispetto alla norma. Massimo Vallerani, in un suo articolo poi per Ludica 7, riprende questi argomenti e dice: la scoperta dei limiti empirici della tollerabilità del gioco. Come dire, queste comunità, le comunità poi tolleravano il gioco a seconda un po' dell'utilità, della convenienza. Quindi, come dire, temi di gioco e giustizia che poi nel tempo, dagli stessi studiosi o da altri, sono stati ripresi, sviluppati, portati avanti. Il senso proprio di un lavoro sempre, sempre in progress. Temi di gioco e giustizia in qualche modo sono stati ripresi. Patrizia in qualche modo mi ha sollecitato a dire due parole su Statuta del Ludo. Lo dico per due ragioni. Sicuramente non perché sono la curatrice di questo volume, un po' perché ci ha messo molto tempo ad uscire, e questa ovviamente è tutta, diciamo, colpa mia. È uno degli ultimi della collana. Un lavoro molto impegnativo, che ha impegnato molte persone nella raccolta degli statuti, cioè delle leggi dell'Italia comunale che regolamentavano il gioco. È un libro molto diverso, cioè non è un libro di analisi, è un libro di raccolta di fonti, con un indice finale che secondo me poi alla fine è una delle cose più interessanti di questo volume, perché le raccolte di fonti senza gli indici non è che servano moltissimo. Qui abbiamo avuto la pazienza di fare anche questo indice, tradotto anche in inglese, quindi sto ricevendo riscontri da, diciamo così, colleghi, ricercatori stranieri che lo utilizzano grazie proprio a questo apparato, agli apparati in inglese. Ed è un volume che, ripeto, è frutto di un lavoro collettivo che dà conto di quanto il gioco, innanzitutto dell'ampio spettro che in età medievale raccoglie norme che vanno dal XIII al XVI secolo, quanto ampio fosse lo spettro del ludus, cioè quante pratiche rientravano nel termine ludus, appunto, cioè Alessandro Arcangeli, ludus ballandi, per esempio, così il gioco d'azzardo, così il palio stesso, quindi vedete pratiche molto diverse che comunque rientravano tutte, poi venivano definite ludus e sulle quali si normava. Raccolte di leggi che vietano o che concedono, ma soprattutto grande rilevanza, come dicevo prima, al discorso della deroga. Attraverso la deroga ai divieti si capisce, appunto, un po' quali erano le logiche di regolamentazione di queste comunità. Logiche abbastanza simili, ma non identiche. Direi che forse la ratio che si rinviene in tutte queste norme è la ricerca di un'utilità, e cioè il gioco veniva tollerato, poteva essere, ripeto, gioco fisico o gioco d'azzardo, i giochi fisici erano un'ampia gamma, ma potevano anche essere pericolosi. Ebbene, le comunità lo tolleravano, o tolleravano il gioco d'azzardo, quantomeno
l'organizzazione appunto del gioco d'azzardo, fin tanto che questo poteva risultare utile ad una comunità. Laddove i costi in termini sociali, in termini economici, risultavano spropositati, allora lì la comunità interveniva con i divieti. Attenzione che la ripetizione dei divieti poi voleva dire sostanzialmente che le norme non impedivano il verificarsi dei fenomeni, i fenomeni avvenivano lo stesso, si continuava a giocare lo stesso nonostante i divieti. Ripeto, un lavoro collettivo che sta dando dei riscontri, nel senso che lo studioso non italiano che si occupa d'Italia, abituato alle tipologie di fonti che hanno magari oltralpe, si stupisce della grande varietà di norme che in questo periodo vengono emanate. Citerò soltanto adesso, perché stiamo arrivando alla fine, alla conclusione, Gioco e Civilizzazione. Gioco e Civilizzazione è il titolo della sezione monografica del primo numero di Ludica. Il gioco come doveva essere in qualche modo, si voleva verificare se il gioco potesse essere in qualche modo spettro, cartina al tornasole del processo di civilizzazione della città, che è della società europea, cioè quel processo in cui c'è una sorta di depotenziamento dell'aggressività sociale. Questo è un argomento tra l'altro molto discusso, ci sono molte discussioni ancora in corso riguardo appunto a questo argomento. Come dire, quando abbiamo aperto, abbiamo guardato al gioco in certi termini, non è che abbiamo chiuso ed esaurito l'argomento, ovvio, abbiamo lanciato come delle ulteriori sfide che possono continuare. Gioco ed economia, è stato lì organizzato, Patrizia Borschero ha ricordato l'ultimo numero della collana, l'ultimo volume della collana, un gioco, quello sul gioco del Lotto di Genova di Giovanni Assereto, lotto che nasce sulle scommesse fatte su particolare meccanismo di ricambio degli organi di governo e che viene poi esportato praticamente in Italia e in tutta Europa. Ebbene, lui è uno storico moderno, si occupava di storia delle istituzioni, incrocia questa tematica, quindi come il gioco fosse estremamente connesso poi con la storia delle istituzioni. Questo, ma anche un numero della rivista ha avuto una sezione riguardante giocatori d'azzardo, imprenditori e burocrati di Stato, forse il numero 11, il numero 12. Lì era una sessione che la Fondazione Settore Gioco ha organizzato al 14esimo, credo, non mi ricordo, convegno di internazionale di storia economica di Helsinki. Anche qui aver potuto organizzare all'interno di questo ciclo di convegni che si svolgono credo ogni 4 anni, una sessione sul gioco e appunto il fatto che sia stata il gruppo di lavoro di fondazione a occuparsi di questa sessione, devo dire, è stata una bella sfida. Anche questa, gioco e arte, gioco e cultura, e quindi un numero della rivista sulla performance teatrale, Doctor on Stage, il libro sempre di Alessandro, che poi se
non voglio parlare di cose di cui non so parlare davanti all'autore, perché gioco e festa. Abbiamo anche affrontato il tema della festa in un convegno alla Giorgio Cini, quindi a Venezia sono stati pubblicati gli atti, quindi la festa non solo come momento di propaganda del potere, ma la festa come luogo di incontro, di dialogo. Cito l'articolo di Nadia Covini, per esempio, su questo argomento, di Nilda Guglielmi. Ho riguardato un po', ho ripassato un po' alcuni dei volumi di Ludica. Gioco ed educazione è quello appunto su cui si sta lavorando adesso. E della collana, quindi ci si è occupati di macro argomenti che possono avere avuto intersezioni col gioco, di argomenti un po' più specifici e alcuni meno scontati. Il libro Gioco e guerra, nel secondo millennio, devo dire, è stata anche lì una bella sfida. Non so se ci siano tempo per le domande, scusate della poca sistematicità, ma riguardare indietro, ho fatto una sorta di grande sforzo, perché riguardare indietro e vedere quello che è stato fatto, meglio guardare avanti, ai progetti che si hanno, alle sfide che... Grazie. E ringraziamo ancora la dottoressa Boschiero e la dottoressa Rizzi per il loro intervento, grazie per essere sempre così presenti al nostro forum, al nostro auditorium. E c'è qualche domanda da parte del pubblico? No, grazie. Abbastanza chiaro, anzi tutto chiaro. Li abbiamo stroncati. Comunque il vostro è un lavoro molto molto impegnativo e anche molto complesso, quindi insomma immagino che non sia neanche molto semplice riassumerlo in poco tempo. Una cosa che mi piace aggiungere, che non ho detto prima, è che da qualche anno è scattata anche una collaborazione diretta con l'associazione Giochi Antichi e la sezione delle schede della rivista Ludica, per cui nel prossimo numero pubblicheremo una breve scheda dedicata a un gioco tradizionale di comunità, proprio curata come rubrica, diciamo, dall'associazione Giochi Antichi del Tocati, quindi ci piace un po' valorizzare anche queste collaborazioni anche con comunità che si occupano di gioco, insomma. Certo, come diceva la dottoressa Rizzi, infatti il network e le relazioni sono fondamentali. Prima era molto difficile, molto più difficile trovare, adesso c'è un pullulare di situazioni, di riviste anche, di progetti editoriali più che di riviste, scusate, di convegni. Stamattina, cercando tutt'altro, una sessione ad un convegno sulla storia urbana che si svolgerà l'anno prossimo, scorgevo tutte le varie sessioni, due sono sul gioco. È stato fatto, come dire, questo ti dà il senso del tempo che passa, e su questo chiudo la riflessione, perché grazie ancora allora.